il nuovo film di Fabio Volo. Si sono lamentati molti, no? Che Fabio Volo ha fatto il film, ha fatto il libro. Poverino, lasciatelo stare, voi non sapete cosa c'è a dire. Cioè, quello c'ha dei guai in famiglia, Fabio Volo, che non li conoscete neanche voi. Quello ha avuto dei traumi. Molti dicono, quello Fabio Volo quando fa i libri mette le frasi così, poi fa delle storie scialbe, delle storie insipide. No, Fabio Volo è un autore unisex, che chiunque, maschi, femmine, donne, cani, gatti, si riconoscono nelle sue frasi. Questa è la sua specialità. Ma perché? Voi dite, ma quello scrive solo le frasi. No, cioè quello da piccolino ha avuto problemi proprio. Mi ricordo che la mamma di Fabio Volo, no, doveva risparmiare, che non c'avevano soldi. Allora tipo, oggi 10 grammi di pasta in meno per tutti quanti. E quello diceva, poverino, se è così. Oggi si risparmia sullo shampoo, e se lo guardate i capelli stai perdendo, che risparmiano cose che si sono tramandati, traumi da piccolini. Oggi dobbiamo risparmiare sulle lamette. Infatti si è cresciuto questa barba, non si è mai tagliato proprio la barba. Anche un giorno lui era piccolino, proprio così, già con la testa grande, la capibomba che ha tenuto, senza capire, disse, senti papà, io già ho perso i capelli, già ho preso, ha detto alla maestra, devo comprare il quaderno perché deve fare il dettato, ricordate il dettato? No? Allora, al che il padre disse, non lo dire a tua mamma, perché tua mamma c'ha i braccini corti, non te lo compro. Il padre, forte del fatto che comunque aveva avuto una, cioè, stesso quel giorno, ha avuto fare la doccia con la spugnetta umida dei piatti, perché non si doveva consumare l'acqua. Praticamente, che ha fatto? Ha detto, vieni a papà, non ti preoccupare, che io ti porto una cosa, io proprio la compro io. Allora, ha comprato dei post-it, quelli là che si prendono vicino al frigorifero. E lui faceva i dettagli, pensava, poverino, questi post-it così, a scrivere su una frase per voi. Quando si è fatta grande Fabio Volo, che ha fatto? Lui mette a scrivere un libro. Ah, visto il quaderno grande grande avanti, è svenuto. Ha detto, no, io non ce la faccio, perché praticamente sta chi non regge l'alcol, lui non regge i quaderni grandi. Cioè, è uscito in coma letterario. Ha detto, no, io non ce la faccio, mi sento male. Al che è andato all'ospedale, ha detto a mamma, ha detto, guarda, io te l'avevo detto, tu da piccolino, ti ho fatto tre frasi. Ci ha azzeccato pure posti in capo, non ci mettete i quaderni innanzi che il povero ragazzo ci viene perché non ci riesce a mangiare. Quindi sosteniamo questo autore che veramente non fa più le cose classiche con le frasi che formano i libri, fa i libri che formano le frasi. Ci scrive la storia attorno e mette le frasi dentro. Sosteniamolo, vedetevi il film che è bello Fabio, però non ti piace la collera, ti vogliamo bene veramente, cioè non fa niente, ti vogliamo bene lo stesso, però cambia mestiere, va bene? Ti voglio bene, un bacio.